Ma questo chi sarebbe esattamente? Ma te l'ho detto, non me l'ha voluto dire. Sicuramente conosce bene mio marito. Tuo marito? Adesso è diventato tuo marito? Non è che lo è diventato, lo è. Ti piaccia o no, lo è. Forse ho sbagliato a dirtelo, dai, lasciamo perdere. Cosa? Andiamo. Che cosa? No, dai, siediti, parliamone, siediti. Senti, allora, all'inizio io non potevo credere che lui aveva fatto quelle cose, che me l'aveva anche giurato, che era innocente, che non aveva mai avuto relazione con quella donna e tantomeno l'aveva uccisa. Poi, alla fine, mi sono detta, guarda i fatti. E i fatti dicevano che lui è colpevole. Appunto. Eh sì, ma questo tizio dice che tutte le prove sono state costruite a tavolino. Lo hanno fatto per incastrarlo. Ma dovresti sentirlo, conosce tutto il caso, Senti. conosce tutti i minimi Sì, particolari del caso, certo, lo eh. volevano incastrare, certo, ma come fai a chiudere al primo che passa? Come fai? Che poi scusa, ma tutto quello che mi hai detto fino adesso, che lo volevi cancellare dalla tua vita, che per te era morto, erano tutte stronzate. Ma lo capisci che potrebbe essere innocente? Lo capisci o no? Cosa dovrei fare? Dovrebbe riguardare anche te la cosa. Ma che cosa dovrei fare secondo te? Che dovrei fare? Dovrei svegliarlo e lasciarlo scappare? Io che cosa dovrei fare? Non ho detto questo. Però tu sei quello che ha accesso a tutta la documentazione, no? Sei l'unico che potrebbe prenderlo, guardarlo in faccia, parlare direttamente con lui. Non lo so, forse si può far qualcosa. Lo ami ancora? Ma non eri tu quello che dicevi che avresti voluto far qualcosa per quelli che si risvegliavano? Ora hai la possibilità di farlo e ti tiri indietro perché si tratta di mio marito. Fammi uscire di qui, dai. Fammi uscire!